Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Tennis in Pillole. Con me anche questa sera il nostro opinionista d'eccezione Fior d'Abruzzo, Marcello Padovano. Buonasera. E questa sera è tornato a trovarci il tecnico nazionale FIT Lello Di Loreto. Questa volta però lo interrogheremo sul padel, perché lui anche questo sa fare, al contrario di Marcello, che invece abbiamo detto beach tennis, mi ha detto no, TPRA mi ha detto no, tennis. Raga, picchiamo Lello sul padel, neanche possiamo inserirlo, Marcello. Ma sicuramente il padel è nuovo, quindi magari ci possiamo provare, vedere un po' che cosa riusciamo a tirarne fuori. Allora, parliamo di padel. Innanzitutto io voglio sapere da te, perché te sei tennista e sei anche maestro, istruttore di padel, quindi io voglio sapere da te la differenza tra l'uno e l'altro sport. Bene, anche se sembrano due sport completamente identici, ma sono differenti per alcune componenti. La cosa in comune è la racchetta, la palla e il punteggio. Per il resto ci sono molte, molte diversità che però lo rendono unico e soprattutto molto semplice nella fase iniziale. Quindi un facile approccio per il principiante, e questo sta facendo breccia fra tanti sportivi che si avvicinano a questo sport e lo trovano molto facile all'inizio. Si gioca ovviamente in un campo circondato dal vetro, per cui la palla rimbalzando al vetro permette la continuità del gioco, e devo dire che è molto divertente. In effetti non solo i tennisti si stanno dilettando anche nel padel, perché è una cosa diversa e li diverte, ma ci sono anche persone che non giocano a tennis e giocano solo a padel. In tutta Italia è cresciuto il movimento, in Abruzzo a che livello stiamo? Ma in Abruzzo sta crescendo in questo momento in maniera esponenziale. Per esempio Pescara, Lanciano, soprattutto in Teramano, sono nati negli ultimi due mesi circa 20-30 campi nuovi nell'ultimo mese, quindi sicuramente sarà una crescita in maniera egregia, perché permetterà a tutti di giocare, sperando di coprire una buona fetta di mercato, perché prende soprattutto i principianti, perché è facile, dopo due lezioni, dopo due ore di padel, puoi fare la tua prima partita e divertirti. Forse nel tennis per i principianti fare una partita dopo due lezioni è ancora un po' difficile. Quindi Marcello, ci sono buone speranze per te anche per il padel, è comunque uno sport riconosciuto anche dalla FIT. Sì, è una delle tre discipline sportive gestite direttamente dalla Federazione Italiana Tennis, insieme al beach tennis e al tennis. Sì, mi ricollego a quello che diceva il maestro Lello, c'è un grande sviluppo. Anche nella zona sud, per esempio, della differenza del beach, che diciamo, sì. C'è un buon avvio. Per esempio a Vasto c'è un campo già attivo, altri due che partiranno a giorni. Altri due addirittura li programmano nei primi mesi del 2021. C'è una grande attività sul padel, a Rocca San Giovanni sono stato lunedì, se non vado errato, lunedì scorso, per l'omologazione del terzo campo, di un campo coperto, grande attività. È uno sport che rientra anche nel turismo, visto che tante volte chi viene a visitare i nostri posti ama anche dilettarsi in vari sport, quindi sia il beach tennis che il padel. Per quanto riguarda questa, hai detto benissimo, perché non a caso la nostra associazione, per esempio dove io faccio il maestro, che si chiama Rocca Padel e Sporting Club Costa dei Trabocchi, ha raccolto parecchie persone che si avvicinano da queste parti e cercano un posto dove giocare. È come tenere presente delle persone che giocano a racchettoni sul mare e poi vogliono trovare nella fase invernale il seguito del racchettone. Non è così, ovviamente, perché il padel è un gioco tecnico, certo, difficile, ad alti livelli, però è di facile approccio. Quindi noi in questi mesi estivi abbiamo avuto molti turisti che sono venuti a chiedere di giocare, a fare lezioni, corsi di tennis,
i corsi di padel, e quindi devo dire che è un grande successo per questo approccio. Ci sono anche, questo sponsorizza un po' questo sport perché si sa, il gossip lo fa, anche tanti ex calciatori o calciatori o veline o persone dello spettacolo che si dilettano nel padel, e questo in effetti sta portando non solo a rendere simpatica questa disciplina e incuriosire tante persone, ma anche a renderlo competitivo, perché tante volte assistiamo a delle sfide veramente sentite anche tra amici. Molti calciatori o ex calciatori si dedicano al padel perché, essendo un'attività dove si richiede un buon senso della posizione, una buona destrezza, il giocatore di calcio, diciamo che è un po' avvantaggiato, soprattutto per esempio chi ha fatto il portiere, che deve coprire determinate zone. Perché visione di gioco, visione, no? Gioco visione periferica, che permette di capire dove va la palla. E da sapere che molti giocatori, ex giocatori, lo hanno preso proprio con un'attività imprenditoriale, costruendo degli impianti, dei campi. Non a caso anche in Abruzzo c'è un giocatore di calcio, ex nazionale, allenatore nazionale, che ha costruito insieme ad altri i campi a Pescara. A Milano, giocatori del Milan, che hanno tutti, addirittura Francesco Totti è un esempio su tutti, esatto, che ha il campo, ce l'ho a casa. Quindi per dire che molti calciatori hanno visto in questo sport, oltre a un divertimento, anche un affare. Lello Di Loreto è stato campione, maestro di tennis ed è anche maestro di padel. Quale dei due sport gli piace di più? È affezionato più al tennis? Il tennis faccio il maestro da 37 anni, quindi da sempre praticamente, e quindi è la mia vita, è sempre stato. Però questo sport nuovo sta ridando un po' di energia, motivazione, seguo i ragazzi nello stesso modo con cui seguo il tennis, e devo dire che mi ha dato nuovi stimoli, e continuando a fare il maestro di tennis faccio tutte e due le cose in maniera equa, per non dare dispiacere a nessuno. Ti è capitato di arrabbiarti di più in una partita tra amici a padel o a tennis? Allora, le occasioni del padel sono ancora poche, però devo dire che c'è, siccome è uno sport veloce, c'è molto agonismo, e c'è molto sfottò fra le persone che giocano, e quindi devo dire che nel tennis resiste ancora il fair play a medio-alti livelli, per cui se la palla è fuori siamo tranquilli, invece nel padel c'è molto agonismo e ci si diverte tantissimo, forse anche per questo. Ci sono stati o ci sono degli appuntamenti importanti in Abruzzo, dei campionati veri e propri di padel? Chiedo a tutti e due. Quest'anno non mi sembra, quest'anno no. Negli anni scorsi abbiamo avuto una Serie B, uno dei primi anni che la federazione gestiva il padel, oppure una Serie C, e quest'anno invece abbiamo una Serie D e ce l'abbiamo proprio con il Rocca Padel. Praticamente quest'anno diciamo che è stato il boom, quindi sono nati i campi da tennis, stanno nascendo, si devono affiliare alla Federazione Italiana Tennis, perché molti campi adesso sono solo strutturalmente nati. La nostra associazione fino a poco tempo fa, adesso non ho gli aggiornamenti ultimi, era l'unica associazione affiliata alla Federazione di Tennis e quindi l'unica iscritta a un campionato. Penso che a breve arriveranno le altre, e quindi noi siamo iscritti al campionato di Serie D, Abruzzo e Marche abbiamo giocato, quindi perché eravamo l'unica in Abruzzo, abbiamo giocato con le Marche, abbiamo vinto il titolo regionale, e quindi sabato giocheremo per portarci a giocare in Serie C. Quindi diciamo che siamo quelli che stanno facendo la strada per gli altri circo, per affiliarsi alla FIT, che è una grande famiglia, e come diciamo prima la chiude anche il padel e il beach tennis. Quindi speriamo di poter gioire nelle prossime puntate per una promozione in C, questo sicuramente. La FIT sta dando delle agevolazioni per far avvicinare a questo sport, potrebbe essere importante, lo chiedo a tutte e due, entrare anche magari nelle scuole, adesso è più difficile col Covid, però magari far vedere a questi ragazzini di cosa si tratta. Allora, nelle scuole la federazione già ci entra con racchette di classe. Racchette di classe, tra l'altro, non è fatto solo di uno sport, ma lo scorso anno, se non vado errato, è stato fatto con il badminton e il tennis tavolo, se non vado errato. Il progetto racchette in classe è proprio quello che dicevi tu, perché prima il badminton, poi c'è stato il tennis tavolo e adesso la federazione ha sposato il padel, quindi c'è proprio nel 2021 racchette in classe, se si potrà fare,
sarà tennis e mini paddle, tant'è che la federazione ai circoli che aderiscono a questo progetto manda in dotazione 10 racchette da mini tennis e 10 racchette da mini paddle, e quindi si spera che Sì. sia anche questo C'è un una progetto. grandissima attenzione al tennis dei minori. C'è una grandissima attenzione ad avvicinare i Nuove bambini, le generazioni nuove a questo generazioni sport. a questi sport, e questa è una cosa importantissima. Cioè, prima non accadeva, fino a qualche anno fa, c'è da dire che al tennis arrivavano un po' Si è sentito dire o le conoscenza. seconde, le terze scelte, diciamo, possiamo dirla sta cosa. Oggi invece con questa operazione andiamo proprio alla fonte dei ragazzini, dei giovani, a promuoverli proprio nelle scuole, in modo tale da avvicinare al nostro sport anche le prime scelte. Lello, per iniziare ad allenarsi a padel, abbiamo detto la racchetta è diversa però da quella del tennis, la danno in dotazione, ci sono degli allenamenti. Allora, la racchetta è un racchettone, per dare un'idea a tutti, un racchettone da mare, un po' più tecnico, un po' di materiale più buono, ovviamente. Sì, ha un peso importante perché pesa attorno ai 300 grammi, però siccome è uno sport nuovo, in tutte le strutture in cui si va a giocare, spesso l'organizzazione fornisce a noleggio gra o gratuitamente le racchette per far giocare tutte le persone. E in alcune strutture ci sono anche i maestri che fanno lezione per insegnare le prime basi di questo sport, che sono giocare con il rimbalzo dopo il vetro, cercare di schiacciare per mandare la pallina fuori dal campo. Quindi ci sono le lezioni, ci sono i corsi. Noi abbiamo avviato anche una prima scuola di padel con la maestra Laura Battistini, che devo pubblicamente riconoscere come la più appassionata, la più esperta di questo settore, che sta dando i suoi risultati perché i nostri campi sono pieni di persone che vogliono fare lezione. Ovviamente quando uno inizia dice che è facile e non ha bisogno, però quando cominci a C'è giocare con entusiasmo. gente forte che sa giocare a padel, fai delle brutte figure e quindi ti rendi conto che forse è meglio prendere qualche lezione. Anche perché l'abbiamo detto, diventa proprio, si stanno appassionando e quindi diventa poi veramente competitivo, cioè la gente si arrabbia veramente un po' come se stessimo giocando a racchettoni in spiaggia, però anche nelle competizioni. Quindi tu giochi, ti piace giocare, ci sono delle persone che sfideresti o che ti piacerebbe sfidare? Allora, io gioco perché proprio questo è stato quello che mi ha spinto anche a fare poi il corso da maestro per conoscere bene tutte le situazioni, e devo dire che mi piace tantissimo, mi ha dato la forza di tornare a fare del livello agonistico e sfido gli altri maestri, perché c'è una rivalità Grossa, per determinare importante. il migliore. Ovviamente, quelli che lavorano con me sono tutti molto più giovani, allora mi devo dare da fare per poter essere competitivo. Volevo sottolineare il fatto che noi a Lanciano c'è un ragazzo che adesso vive a Milano da un po' di anni, che si chiama Lorenzo Di Giovanni, che forse è fra i numero uno o due d'Italia in questo sport. Ha vinto Beh, sottolineiamolo, sì. il titolo italiano 2 volte in doppio misto, ed è uno dei giocatori più forti in assoluti in Italia, che sta cercando di entrare anche nel World Padel Tour, che è un tour a livello mondiale, e quindi diciamo che questo ha dato anche a noi uno stimolo. Lo invitiamo spesso da noi per degli stage, è stato anche in vari posti d'Abruzzo a fare degli stage, e potrebbe essere una bella persona anche da Da invitare e invitare. da far Allora, vedere ai giovani come può un tennista, che poi è diventato anche maestro di tennis, è andato coach, perché è stato coach della Vinci, Roberta Vinci, fino all'ultimo torneo di e Roma, della e Schiavone pure, anche della Schiavone, e quindi adesso fa il giocatore di padel a tutti gli effetti. Quindi Quindi noi questa potrebbe volta mettiamo a stalkerizzare Lello di Loreto, il nostro prossimo ospite, in modo che ce lo porterà per parlare sia di tennis che essere di di padel, padel, visto assolutamente. che è uno dei numeri uno in tutte e due le cose. Dicevi che ci vuole una certa attenzione e una certa forma fisica, quindi sicuramente non possiamo mangiare le ricette di Marcello. Avevamo detto nella prima puntata che ci avrebbe portato una ricetta per vedere se Sì, faceva brutta figura. L'hai no, portata, assolutamente Marcello? no, no, Ha assolutamente detto no. di no, Io ma questa cosa perché non l'ho promessa. noi abbiamo La registrazione. puntate parlano, noi abbiamo la registrazione,
Forse lui dice però che con le sue ricette non sono adatte proprio agli non atleti. Proprio. Potrebbe essere un post partita interessante, direi, perché pre la vedo un po' dura. Parlando dei post partita, adesso in modo anche scherzoso ma serio, sono importanti però anche i momenti conviviali, sia nel tennis che nel paddle e nelle varie discipline, anche fra tennisti, perché comunque fanno nascere delle amicizie e poi queste amicizie significano anche confronto continuo. Noi ci teniamo tantissimo, tant'è che un esempio su tutti è quando il maestro porta in giro dei ragazzi, 3-4 ragazzi, sia per il padel che per il tennis, e poi giocano uno dopo l'altro, quindi bisogna aspettare. Allora, quei momenti in cui si sta insieme, magari si mangia qualcosa insieme, si passano i momenti a parlare, sono i momenti di crescita a volte più importanti della partita stessa. E quindi ecco perché penso che sia importante il tempo trascorso insieme fra i ragazzi e anche per i genitori, che possono vedere e imparare anche come comportarsi, perché magari qualche errore fatto da genitori in passato è anche dovuto all'inesperienza, perché si trovano lì di fronte a delle situazioni nuove, certo, e magari reagiscono su una palla dubbia o su un punto contestato in maniera, poi magari imparano anche loro, quindi c'è un'educazione anche per il genitore, per i ragazzi e per noi maestri, ovviamente, su cui si potrebbero fare delle puntate specifiche intere, sia sui maestri sia sui genitori, perché è veramente un discorso che va trattato bene. A Marcello chiedo invece l'ultima domanda sul tennis. Per il tennis è stata importante anche la TV o quello che arriva, perché già guardare, si dice che già guardando si può imparare e soprattutto perché guardandoci si può appassionare. Sul beach tennis e sul padel stanno iniziando anche le televisioni ad avere delle attenzioni? Beh, Super Tennis c'ha attenzione in gran parte per il tennis, ma sicuramente anche per il beach tennis e il paddle. Spesso e volentieri trasmettono incontri, delle partite, eccetera. E quindi sicuramente farà la stessa azione che ha fatto per il tennis. Per il tennis, Super Tennis è stato importantissimo, anche perché con l'avvento delle TV a pagamento, eccetera, il tennis praticamente in televisione non lo vedevi più, era nelle televisioni libere, parte, ma erano, cioè, esclusivamente a pagamento, addirittura erano dei pacchetti richiesti extra. Da pagare a parte. Con Super Tennis c'è stata proprio una diffusione totale e libera dello sport del tennis e adesso di tutte e tre gli sport. Quindi quando si allena il maestro di Loreto, invitiamo qualcuno a venirla a trovare per vedere e appassionarsi? Ma sicuramente abbiamo degli impegni, noi prossimamente presso la nostra associazione saranno diversi impegni, direi di vedere più i giocatori che di alto livello che me che gioco a padel sicuramente, però ci sono giovani promettenti, quindi invitiamo tutti. Io devo sottolineare che Rocca Padel, Rocca San Giovanni, ma so nel Teramano ce ne sono veramente tanti, tanti anche imprenditori che stanno decidendo di investire per fare questi campi, che non tolgono persone al tennis, perché magari uno dice no, perché se giocano a padel non giocano più a tennis. Non è vero, assolutamente, si possono fare tutte e due le cose tranquillamente e stanno investendo tanto, quindi sicuramente ci ritroveremo qui a parlare fra qualche mese di campionati, di tornei, di campionati a squadre, così come facciamo col tennis. E se nel tennis abbiamo messo tanto tempo a far arrivare la nostra regione a livello competitivo con le altre regioni, sicuramente ci proveremo anche con il padel. Ringrazio allora il nostro furio opinionista di eccezione Marcello Padovano, ringrazio l'istruttore di padel e tecnico nazionale FIT Lello di Loreto. Grazie. Ci porteranno altri ospiti interessanti, quindi appuntamento alle prossime puntate con Tennis in pillole.